Io sono Francesca e oggi sono qui con un nuovo video. Come potete leggere qui sotto dal titolo, oggi sono qui con il video libri che tutti hanno letto ma che io non ho finito. Ora, questo è un titolo un po' lungo, vedrò in corso d'opera come cambiarlo. Ovviamente voi l'avrete già visto dal titolo. Come sempre io vi ricordo che se volete sostenere il mio canale potete mettere un bel mi piace, iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche. Se mi volete seguire da altre parti, qui sotto ci sono tutti i link dei miei social insieme alla mia attrezzatura per fare i video, la mia wishlist e tutti i link dei libri con l'affiliazione. Detto questo, direi di iniziare. Il primo libro che vi voglio mostrare è un libro di una delle mie autrici preferite. In questo video ce ne sono due, ma ovviamente vi spiego perché non li ho finiti, perché tutti questi libri non li ho terminati perché non mi stavano piacendo, ma non lo so neanche io perché li ho terminati, quindi proverò a darvi una spiegazione. Il primo libro è Tra ieri e domani di Jennifer Armentrout. Questo libro è un po' particolare, un romance dove la ragazza ha un incidente e il ragazzo si accorge che in realtà l'ha sempre amata, loro due comunque si sono sempre fatti il filo tra di loro. Ero arrivata anche a metà del libro, mi stava piacendo tantissimo, ma avendo tantissime collaborazioni in quel periodo ho messo da parte questo libro e non l'ho più continuato. Non capisco perché non l'ho più continuato, siccome è di Jennifer Armentrout e adoro questa autrice, ma non l'ho finito. Spero vivamente di riuscire a farlo il prima possibile, perché sono curiosa di come va a finire questa storia e mi ricordo anche quello che era successo. Non ho più il segnalibro, quindi a memoria proprio la pagina non me la ricordo. Spero di non dover rileggerlo tutto e spero di finirlo, perché appunto è stato anche un regalo da appunto Letizia, una mia amica, e quindi vorrei finirlo, anche perché spero un giorno di riuscire a leggere tutti i libri di questa autrice. Fatemi sapere se voi l'avete letto, se non l'avete finito, se l'avete finito di tutti questi libri, aspetto la vostra opinione qui sotto. Un altro libro, sempre di questa autrice, che non ho concluso, è Regno di Carne e Fuoco. Allora, questo libro mi sta piacendo tantissimo, sono arrivata a pagina 165, vedrete che tutti i libri sono stati lasciati più o meno a pagina 150-200 oppure a 150 pagine dalla fine. Non so come mai ho questo target, però vabbè. Questo mi stava appunto piacendo perché vedete anche i post-it che ho lasciato, veramente veramente bello. Questo oltretutto faceva parte di un GDL, ma ve ne ho parlato dello scorso video che vi lascio qui nelle schede. Se avete visto quel video sapete che tutti i libri che avevo in lettura a settembre non li ho finiti tra agosto e settembre, perché sono successe cose e non mi andava più di leggere i libri che stavo leggendo in quel momento, ma cambiare totalmente. Questo lo finirò però a dicembre, promesso. Altro libro che stavo leggendo proprio in quel momento, siccome non l'avevo finito in tempo per il GDL perché ero partita e tutto quanto, lo stavo finendo i primi di settembre, poi è successo quel che è successo, è Ledgeborn. Anche questo l'ho lasciato veramente a 100 pagine dalla fine, c'è ancora il segnalibro. Mi è piaciuto anche questo perché ho messo alcuni post-it di tutti questi libri, se vedete pochi post-it è perché tutte le altre note sono nel mio Kindle. Bellissimo, però voglio assolutamente sapere come finisce. Qua sta cadendo qualcosa, ok, sì. Sono i post-it. È uscito il secondo in lingua per adesso, ma voglio poi leggerlo anche in italiano quando uscirà per la Fazzi, questo è sempre Dito Fazzi, e niente, anche questo lo finirò a dicembre perché ho intenzione di finire almeno alcuni libri che non sono riuscita a terminare i mesi scorsi, siccome adesso sto riuscendo a leggere veramente tanto, anche se andando poi a lavorare, perché ho iniziato a lavorare, comincerà a diventare sempre più difficile creare contenuti e leggere, ma ci proviamo. Altro libro che non ho terminato, non perché non mi stesse piacendo, ma anche qui sempre solita cosa, collaborazioni. Questo però lo stavo ascoltando anche in audiolibro, quindi riprenderò proprio da lì, ed è Sulle tracce di Jack lo scortatore. Era arrivata a pagina 153 al capitolo 15. L'unica cosa un po' negativa di questo libro è che l'autrice, Carrie Maniscalco, vuole metterci a tutti i costi del romance, quando in questo libro non è il punto focale il romance, anzi parte misteriosa che ci dietro di capire chi è questo Jack lo squartatore. Bello sì, ma appunto Audrey Rose è fissata con Thomas Cresswell proprio dall'inizio, non è neanche un enemies to lovers, è proprio un insta love, cioè questi appena si vedono lei si innamora perdutamente di lui, e lui oltretutto non è che la tratti così bene. Comunque, come potete vedere, sono ad un 35-40%, così a occhio, e mi stava piacendo, conto di finirlo in audiolibro. Altro libro che non ho finito, questo però mi stava piacendo, ma allo stesso tempo mi stava mandando in blocco, è La città che siamo diventati di Anke Jemisin. Sapete quanto amo questa autrice, ho adorato la quinta stagione, che era una delle sue serie più famose qui in Italia. Questo l'ho trovato sempre difficile da comprendere come la quinta stagione
stagione perché non ci caviamo praticamente niente, ma non sono riuscita a continuarlo però. E infatti sono arrivata a pagina, anche qui più o meno pagina 150, sì, pagina 155, e non l'ho continuato. Questo conto di recuperarlo magari in un momento in cui sono più concentrata e non ho tante scadenze, perché poi io vado in ansia perché devo finire tutto velocemente e questo mi stava mandando super in blocco, quindi l'ho dovuto accantonare perché avevo tantissimi altri libri da finire. E spero vivamente di leggerlo perché io adoro questa autrice, voi lo sapete, questo l'avevo chiesto io alla casa editrice. Mi dispiace anche metterlo lì da parte e non finirlo perché non credo sia giusto. Quindi gli darò un'altra possibilità prima proprio di metterlo nella pila di libri non finiti che non finirò mai, ecco. Sapete quanto io sono fissata del Grishaverse, Tenebre Ossa, Malalyn, The Darkling, tutte queste cose qui. Ho praticamente tutti i libri qui dietro di me, quindi ho sia la trilogia che i due libri Collector Edition di Sedi Corvi e anche Shadow and Bone nella Collector Edition. Ho Le Vite dei Santi, Il Demone nel Bosco, mi manca soltanto la duologia di Nicolai, però non ho finito appunto Sedi Corvi. E voi direte, e io vi dirò sì, avete ragione, ero arrivata a pagina 171 capitolo 16 in Edge e non l'avevo finito. Mi stava piacendo veramente tanto, vabbè... Bardugo, Grishaverse, cioè ovvio che mi piace tantissimo, ma non ho finito. Spero vivamente che Audible metta anche gli audiolibri di Sedi Corvi e Regno Corrotto, perché non ci sono, cioè l'urologia di Nicolai e la trilogia appunto di Tenebre Ossa, ma di questo non c'è. Quindi boh, speriamo ovviamente, così sono un po' più veloce a recuperarlo. Altro libro super famoso che io non ho concluso, anche se qui dietro di me vedete tutte le edizioni praticamente di Shadowhunter, dai cofanetti alle vecchie edizioni in copertina flessibile, quelle rigide, qui tutti i libri tipo novelle, qui appunto abbiamo la Death Curses e qua la The Last Hours, poi qui che non lo vedete ci sono, c'è l'edizione quella speciale di Shadowhunter, tutte le paperback, e anche dall'altra parte il codice, le prime due edizioni 2007-2008 edite Mondadori e in fondo il libro con le illustrazioni, quello bianco. Ho tutto praticamente e però non ho ancora finito Città di Ossa. E voi direte cosa? E io ti dirò, certo, perché non ci facevo mancare niente per essere dei clown. Ero arrivata a pagina 433. Grazie a Dio su Storytel ci sono appunto gli audiolibri della prima saga, quindi la The Mortal Instrument. Arriveranno mese per mese, infatti mi sembra che l'ultimo arriverà tipo a dicembre-gennaio, ma intanto il primo c'è, quindi io lo leggerò siccome ho attivato Storytel 2 euro per 2 mesi. E sono felicissima perché mancandomi poco così riuscirò proprio a finirlo questo mese. Quindi speriamo, perché io ho tutto di Shadowhunter ma non ho letto niente, per non dire nulla. Detto questo, il video si conclude qui. Fatemi sapere i libri che tutti hanno letto ma che voi non avete finito. Qui sotto ci sono tutti i link per andarmi a seguire su altri social. Mi raccomando, iscriviti, metti un mi piace, attiva la campanellina così che non puoi perderti nessun mio video, siccome tutte le settimane alle 14:30 escono nuovi video. Detto questo, vi mando un grosso bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao!